Siete alla ricerca di una salsina delicata per le vostre lasagne? Oppure volete condire la pasta in modo alternativo? Perché allora non provare con la salsa Aurora? Si tratta di una salsina di un condimento davvero delicatissimo che si sposa non solo con la pasta, ma anche con il pesce, con la carne e con le verdure. C'è chi preferisce preparare questa salsa a partire da una maionese che poi arricchisce con del concentrato di pomodoro. Io però preferisco la versione classica, che sarà una sorta di besciamella con il pomodoro. Vediamo come si prepara. 400 ml di latte, 30 g di amido di mais, un cucchiaio colmo di concentrato di pomodoro oppure 100 g di passata di pomodoro, sale quanto basta, 20 g di grano. La preparazione di base è quella della classica besciamella che io preparo sempre senza burro, quindi verso una parte di latte circa 300 ml all'interno di una casseruola, accendo e salo. Non ci metto il pepe, perché questa salsa la voglio proprio molto delicata. Neanche noce moscata, perché come insaporitore utilizzeremo il concentrato di pomodoro. Intanto ci spostiamo su una ciotolina. Sciogliamo l'amido, potete utilizzare amido di mais, ad esempio, oppure una semplice farina bianca, quello che desiderate. Mescoliamo con un frustino e versiamo a filo il latte freddo. Non uniamo mai l'amido al latte caldo, altrimenti forma una palla, vi si formeranno subito tutti i grumi. Mescoliamo bene. Poi prendiamo il concentrato di pomodoro. Lo mettiamo all'interno della ciotolina e cominciamo a mescolare per scioglierlo bene. Alcune ricette prevedono l'utilizzo del concentrato, altre invece della passata di pomodoro. In quest'ultimo caso, quindi se utilizzate la passata di pomodoro, siccome è troppo liquida, io vi consiglio prima di fare una riduzione, quindi di metterlo in un pentolino, in un padellino, insomma, di scaldarlo un po' per farla asciugare dall'acqua in eccesso. E poi di aggiungerla solo alla fine, quindi solo dopo aver fatto la besciamella. Per me questa versione è molto più semplice, quindi ve la suggerisco. Aspettiamo che il latte bolla e poi uniamo il nostro composto. Adesso, non so se si nota, ma si possono vedere dei pezzettini di pomodoro. Io non voglio che questi mi finiscano all'interno della salsa, perché voglio una salsa bella vellutata. Allora, cosa faccio? Il latte è quasi raggiunto la giusta temperatura, metto un colino e verso attraverso. Vedete che ci sono dei pezzettini di pomodoro che posso comunque sciogliere così con l'aiuto del frustino. Ok, molto bene. Mescoliamo e man mano che la temperatura aumenta vedrete anche che la salsina addensa, proprio come la classica besciamella. Vedete che la salsina si è perfettamente addensata e ha anche assunto una tinta rosata. Se la volete più carica aggiungete chiaramente dell'altro concentrato di pomodoro. Per me questo è un colore perfetto. Spegniamo pure il fuoco. Fatela bollire circa 30 secondi a fiamma bassa, in modo che anche l'amido si cucini bene. Aggiungiamo del formaggio grana grattugiato, circa 20 grammi. E mescoliamo. Dopodiché la salsina è pronta. Allora, potete servirla fredda, in quest'ultimo caso però dovete mettere un foglio di pellicola trasparente a diretto contatto con la superficie della besciamella, della salsa, per evitare la crosticina superficiale, oppure potete servirla calda, in quel caso non c'è bisogno della pellicola. Pesci, carne, paste o semplici verdure trionferanno di sapore con questa salsina speciale dalla tinta giallo-arancio che ricorda moltissimo i colori dell'Aurora e non a caso è stata così battezzata. Vedete, in cucina serve un po' di fantasia e questa ricetta ne costituisce la prova.